Buongiorno amici, buongiorno amici. Quanti colori c'ho la maglia dello zoccolo duro? C'è di tutti i colori. Se le volete in descrizione ci sono anche le maglie ufficiali di tutti i Milan Club. Io non ci guadagno niente, però per chi le vuole, per chi le vuole, le trovate in descrizione, ci sono tutti i Milan Club, compreso lo zoccolo duro, che non è un Milan Club, ma sono io rappresentativo comunque del tifo tassista rossonero. Allora ragazzuoli, e saluti i colleghi che mi seguono, soprattutto Ale, lo saluto, che mi stressa con i suoi messaggi. Detto questo, oggi devo fare un discorso un po' più serio. Mi tocca difendere Gattuso. Mi tocca difendere Gattuso, ragazzi. Sapete che io non sono assolutamente un amante di Gattuso allenatore, non mi piace, non mi è mai piaciuto, non l'ho mai nascosto, ma sono assolutamente un totale difensore di Gattuso uomo. Cioè, Gattuso ha sempre dimostrato di essere tutto d'un pezzo. Le cose te le dice in faccia, non è uno che sta a fare giochetti, non è uno che sta lì ad approfittare, ha sempre dimostrato questo. E tutto sto fango che gli stanno tirando dietro in questi giorni non mi piace. Poi magari stavolta ha sbagliato, non lo so, ovviamente io non è che posso sapere la realtà di come sono andate le cose. Sicuramente non è normale che lascia la Fiorentina e un'ora dopo c'era già la pista Tottenham. C'è qualcosa che non quadra. Qua puzza un po' di bruciato. Tra l'altro al Tottenham addirittura non lo vogliono. Stanno fomentando gli hashtag no Gattuso, ma non per il gioco, che voi penserete, non lo vogliono per il gioco che è inguardabile, no? Perché aveva fatto delle dichiarazioni contro le donne nel calcio, che poi non si può più dire niente, no? Tipo dichiarazioni del 2014, dove aveva detto: ma non ci vedo una collocazione delle donne nel calcio, non so dove metterle nel calcio, più o meno una roba del genere ha detto. Erano altri tempi, erano un'altra cultura, lui comunque vecchio stampo. E poi aveva detto una roba, sugli omosessuali, che lui è religioso, no. Sembrava strano. Poi ha detto: mi sembra strano, non è che ha detto niente di male, no? Perché lui appartiene a, cioè, calabrese vecchio stampo, cioè di un'altra epoca, di un'altra cultura. Non è che siamo tutti adesso moderni, che andiamo coi trans, andate coi trans così come se non ci fosse un domani. No, c'è chi piace, a me non piace, a me piacciono le donne così belle, le pupacchie, però chi piace, cazzo me ne frega a me, se gli piace è contento lui, contenti tutti, no? Però prima non era così, no? E gli stanno mettendo una croce sopra, perché poi in Inghilterra sono più discriminatori che qua, perché ormai la discriminazione non è più verso chi dice queste frasi, che magari oggi può sembrare uno stupido, poi devi capirne il contesto eccetera, no, sono su chi le dice. Oggi c'è la discriminazione su chi le dice, non si vede al contrario, un po' come quando vai nei paesi musulmani, no? Che se tu non sei musulmano ti schifano e ti sputano, tipo la Malesia, così. No, non è che sei visto bene, eh? Non è che loro sono aperti mentalmente. Tu sei aperto, cosa ti interessa? Loro sono meno aperti di te. Però, dette queste cose che non c'entrano nulla, ho aperto una parentesi infinita. Volevo parlare dei valori nel calcio, perché si stanno perdendo i valori del calcio, ragazzi. Se si perdono i valori, che sono quelli che... Per quello io mi sono arrabbiato tanto su Tutankhamon. Se si perdono i valori nel calcio, si perde tutto, ragazzi. Cioè, il calcio è alla deriva, perché già la qualità è bassa. Vedevo anche il video oggi di Pellegatti, c'ha ragione. Cioè, tolta la Francia, ci buttiamo dentro Portogallo e Belgio,
ce le buttiamo dentro. Boh, ci butto dentro pure la Germania. Esagero, vado, esagero. Ma le altre squadre? Cioè, tutte l'Italia compresa. Cioè, oggettivamente, noi perché giochiamo bene di gruppo, però come qualità, oggettivamente ci sono squadre scarse. Ma Brasile stesso, cioè io vedevo il Brasile di Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, cioè di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, oggi il livello è veramente basso nel calcio, no? Anche perché non si gioca più, nei cortili non si gioca più, non si può neanche giocare, poi adesso con la pandemia, figurati. Cioè, il livello è veramente basso. Se andiamo a perdere i valori, che sono quelli che ti tengono attaccati al calcio, la passione, i valori, credere in qualcosa, ti fare per qualcosa, se si perdono diventa tutto business. Si è perso tutto, ragazzi. Già oggi ci si sposta su altri sport, su gaming, su quant'altro. Se si perdono anche i valori nel calcio, il calcio è morto, è morto. I nostri figli non lo seguiranno neanche più, mettetevelo nella cabeça. Quindi nel momento in cui un allenatore o un giocatore sceglie per i soldi, per il tornaconto economico, perché la gente pressa eccetera, di andare in un altro posto per i soldi, non più per la passione, noi dovremmo essere i primi a contestare, noi tifosi. Cioè, metti pure a caso che Gattuso ha fatto la porcata, io non ci credo, io lo difendo Gattuso perché io voglio capire bene cosa è successo. Non ci credo che Gattuso fa ste porcate, che siccome l'ha chiamato il Tottenham ha fatto il possibile per liberarsi della Fiorentina per andare al Tottenham, perché sennò se mi delude pure Gattuso è finita. Ma la Fiorentina fa la stessa roba, cioè la Fiorentina nel momento in cui perde Gattuso perché è andato al Tottenham, cosa fa? Cosa fa la Fiorentina? Va dallo Spezia, tra l'altro tipo derby, no? Perché lì, vabbè, derby no, però comunque va lì, va dallo Spezia, anche se non sono lontanissimi, va dallo Spezia, cosa fa? Gli prende l'allenatore dello Spezia. Perché? Perché offre di più che ha offerto lo Spezia. E non è la stessa roba? Non è la stessa cosa? Cioè, allora, qua vi lamentate tutti dalla Superlega, no? Che molti non l'hanno capita la Superlega, ma fatta con promozioni e retrocessioni è il futuro. Cioè, vi lamentate della Superlega, ma oggi è già così. Cioè, oggi il più forte metti Danè e prende chi vuole. Contratti o non contratto? Cioè, questo c'ha già il contratto, lo chiama il Tottenham, no, scherzavo, me ne vado. Quell'altro orgoglioso del rinnovo, chiama la Fiorentina, no, vado. Grazie. Quell'altro c'ha il rinnovo, siamo andati in Champions, no, vado. Che poi non sa nemmeno lui dove andare, perché quelli, mo voglio vedere cosa combina quell'altro. Voglio vedere cosa combina quell'altro di Tutankhamon. Quell'altro di Çalhanoğlu pure. Cioè, io ce l'ho per tutti, non è contro una squadra. Io dico che se perdiamo i valori nel calcio, ragazzi, il calcio è morto, non è una morte istantanea, è una morte nel tempo. Qua si stanno perdendo i valori nel calcio. Scrivetemi anche voi cosa ne pensate, ma se si perdono questi valori, il calcio è morto, finito. Poi al giocatore magari non gliene frega niente, gli interessa al momento attuale, ma il calcio sta andando verso la morte così. Quindi o si mettono delle regole ben chiare, che le cose vanno rispettate, i contratti vanno rispettati e tutto va rispettato e basta con sti agenti eccetera, o se no il baratro è vicino. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo argomento molto serio. Io comunque sto dalla parte di Gattuso finché non si sa la verità. Piena fiducia a Gennaro Gattuso, uno di noi, e vediamo cosa succederà, perché adesso secondo me non lo pieno manco al Tottenham con tutta questa protesta dei soci, ma vedremo. Ciao, ho detto ciao.